io vorrei iniziare questo itinerario, questo viaggio tra la scienza, cioè tra la fitoterapia del passato e quella presente. Guardiamo questa bellissima immagine di un erbario illustrato che si conserva nella Biblioteca Nazionale di Firenze e del XIV secolo e rappresenta Ippocrate, il padre della medicina. Ma si deve affermare che il saggio uso dei vegetali da parte dell'uomo nella lotta contro le malattie risale certamente ad epoche remote della civiltà, ma purtroppo non ci sono pervenuti documenti attestanti le prime esperienze fatte dall'uomo preistorico. Qui vediamo un'altra pagina bellissima di un altro manoscritto, il Redi 165 della Biblioteca Manucelliana di Firenze, che io ho inserito in un'altra mia pubblicazione, e questo Redi, vedete, la concezione dell'epoca, l'angelo che mostra, siamo nel Medioevo, l'angelo che mostra al paziente affetto da una malattia, diciamo di pelle, la pianta per curarlo. Quello di cui oggi intendo parlare non è il mio Federico da Montefeltro, ancora non sono arrivata al momento dei bilanci. E in realtà parlare di Federico significa aprire delle caselle significative per la rientas di questioni che offre questo uomo così problematico. La prima questione che vorrei però chiarire è come mai, in un contesto di un festival del Medioevo, perlomeno in questa giornata, parliamo di un uomo che assume all'interno della storiografia, ma anche forse per i non addetti ai lavori, l'immagine di quello che Lambrecht, nella sua famosa Deutsche Geschichte, indicò come essere un uomo del proprio tempo, homo faber sue, homo dell'individualismo, che in fondo rompe con la tradizione medievale che al tempo del positivismo si vedeva racchiusa, circoscritta, l'unico essere. In realtà Federico è proprio significativo perché ci fa percepire i modelli di pochi anni antecedenti a lui per il governo di una signoria e soprattutto ci fa anche vedere come sia stato indicato uomo di punta, innovatore di una realtà non solo di tipo legato all'arte della guerra, ma soprattutto nella versatilità della politica, nonché delle arti. Questa è la fine d'Italia, l'Italia in cui il nome di Federico si è espanso. Non c'era signore dell'epoca che non conoscesse la fama di quest'uomo, celebrato per l'appunto come Lux Italia. Grazie della vostra attenzione. Se andiamo un po' avanti nel tempo, notiamo alcune modificazioni morfologiche della scrittura. L'alfabeto resta quello carolino, ma come vedete da questo libro, quella rotondità e fluidità che era caratteristica della Carolina originaria viene modificata profondamente. È come se la scrittura venisse sottoposta a una pressione laterale, come da una morsa, che stringe fortemente le lettere tra di loro, le lettere di una stessa e sola parola. In questo modo si accentua e si rende visibile l'intervallo tra una parola e l'altra. Chi ha seguito la lezione di ieri ricorda che uno dei problemi della Carolina era la scriptio continua, tante lettere una di seguito all'altra che rendevano difficile la distinzione tra le parole. Dunque, cercheremo quindi praticamente oggi di descrivere questo manoscritto attraverso una scheda manus semplificata che vi ho fornito. Cos'è manus? Manus è un database che comprende... Sì, 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 sto
state voi avete la scheda, ma sì, l'ho detto ora. Dicevo che Manus è un database che comprende la descrizione e le immagini digitalizzate di manoscritti conservati nelle biblioteche italiane, pubbliche, ecclesiastiche e anche private. Descrivere un manoscritto significa anche fornire agli studiosi tutte le informazioni possibili su quel determinato manoscritto, in modo che possano quasi vederlo, come se lo avessero tra le mani, no? Perché la descrizione di un manoscritto deve poter sostituire, almeno una prima valutazione, l'esame diretto del manoscritto stesso. Però vedere qualcosa, anche se cominciano a usare oppure vengono usate le bandiere, un altro tipo di ordine, vengono usate le staffette, i messaggeri, cavallo vanno per il posto. Vengono a scavare tombe, quindi molti di questi castelli della seconda epoca sono o costruiti con profondi fossati al loro contorno o su colline, sia per dominare la zona sia per vedere come erano abbigliati in casa. Ed è qua a Perugia, San Bevignate. Nella chiesa di San Bevignate ci sono degli affreschi sicuramente templari, soltanto che lì i templari sono così. Li vedi col cappuccio. Il clima in realtà è fondamentale per capire la storia, l'evoluzione, i cambiamenti storici, anche solo degli abiti. Romani hanno un clima molto caldo, dall'800 al 1800 viene calcolato che c'è una piccola glaciazione, anche se passa la temperatura non anche di una decina di gradi, non lo sapevo. Quindi c'è un utilizzo anche di altri. Perché pensavano che il libro fare questa linea si avesse per ottenere più spazio. No, perché la società medievale era divisa in tre gruppi, il laboratores, il contadino, i nobili, i bellatores e i monaci. Grazie per la presentazione e buongiorno a tutti. Tanti sono in effetti gli stimoli che l'argomento crociate ci porta, e molti li avete già sentiti nella presentazione: cosa sono le crociate, quali sono le ragioni, quali sono stati gli esiti. Cercheremo entrambi di dare un'idea generale di questo processo che poi è di lunghissima durata, perché il fenomeno crociate arriva fino alla piena età moderna in fondo. Quello però da cui forse è il caso di partire, anche in questo cogliendo uno stimolo di questa introduzione, quello da cui forse si potrebbe partire, visto che siamo nell'ambito di un festival sul Medioevo e appunto dobbiamo parlare di crociate, è che è un po' come per il Medioevo, anche le crociate in fondo non esistono in quanto tali, non esiste un oggetto crociata così come non esiste un Medioevo, soprattutto non esiste per i contemporanei. Nessuno nel 1200 avrebbe mai pensato di poter dire vivo nel Medioevo, vivo in un'età di mezzo, evidentemente non ha senso, è qualcosa che viene coniato, inventato più tardi. Beh, allo stesso modo nessuno nel 1098 o alla vigilia della presa di Gerusalemme avrebbe mai potuto dire sono in crociata. La crociata per molti cavalieri, come ha detto la professoressa Montesano, è una possibilità di riscatto, e questo tema torna con una certa frequenza. Gettando un ponte verso anche l'argomento su cui vi annoierò questo pomeriggio insieme alla professoressa Merli, i templari nascono anche per questo, quindi buttate pure via tutta quella paccottiglia esoterica di templari, stregoni, maghi, eccetera, sono tutte leggende, poi magari ci sarà tempo per vedere come sono nate. E i templari nascono anche dal fatto che San Bernardo, nei primi decenni del XII secolo, dice: voi cavalieri siete un branco di predoni, vi pettinate, vi abbellite, vi agghindate come donne, invece i crociati sì che sono i veri cavalieri di Cristo, per dire che alla cavalleria cristiana
cristiana occidentale è additata, è indicata una forma di riscatto, perché il problema è questo: la società medievale è una società fortemente militarizzata, non proprio una società di tipo spartano, però è una società in cui, almeno nelle ricostruzioni più idealizzate, abbiamo tre ordini di cristiani: la politica e la guerra, poi la preghiera e poi il lavoro. Una veloce opinione sul Festival del Medioevo. Dunque, un evento straordinario, devo dire. Se posso trovare un unico difetto, argomenti troppo intensi, però insomma è un peccato veniale. Per il resto qualcosa di veramente straordinario, soprattutto con un'ambientazione di questo genere. Grazie. Grazie a lei. Una veloce opinione. Siamo venuti qui apposta e per adesso ci è sembrato veramente bello. E stiamo aspettando il Sacro Graal Templare. Grazie. Sul festival? No, meraviglioso, mi è veramente piaciuta. Io sono appassionata, non sono storica, non sono universitaria, però la passione mi ha portato qui e sono veramente contenta perché è organizzato molto bene, anche se gli incontri sono brevi, però danno così lo stimolo per approfondire poi vari argomenti. Complimenti. Grazie. Grazie. L'iniziativa meritoria, veramente. Anche per voi? Bellissima, iniziativa meravigliosa, speriamo che continui. Grazie, una vostra veloce opinione sul festival? Bello, molto interessante, organizzato molto bene, continuate così. Ci sono tanti argomenti interessanti. Grazie. Non è sul festival? Siamo arrivati adesso, ancora dobbiamo iniziare a... 10 Gubbio, molto bella. Eravate già stati a Gubbio? Sì, tanti anni fa, però di sfuggita. Ma siete venuti apposta per il festival? Sì, sì. Oggi e domani. Grazie. Prego. Veloce opinione sul Festival del Medioevo. Trovo molto interessante questa iniziativa e poi insomma io studio queste cose comunque, quindi veramente una bella cosa, spero che lo rifacciano l'anno prossimo. Grazie. Chiedervi cosa pensate del Festival del Medioevo? Noi siamo appena arrivati, quindi abbiamo avuto poche impressioni, però direi che l'inizio sì, ben riuscito. Ma siete venuti a Gubbio apposta per il festival? Sì, assolutamente sì. Da dove? Bologna. Ah, però. Quindi diciamo che è un'iniziativa ben riuscita perché coniuga le bellezze di Gubbio, il buon cibo di Gubbio, con un'iniziativa culturale che direi si spera nel tempo possa continuare, decisamente. Fantastico, grazie. Prego. Festival del Medioevo. Ma in due parole. Una bella iniziativa, una bellissima iniziativa. Grazie. Molto interessante. Adesso prima lo vediamo. Vabbè, sì. In generale quello che per ora abbiamo potuto vedere. Cioè siete arrivati oggi? No, sì, siamo arrivati ieri sera, però sul tardi, e quindi oggi è iniziato il nostro tour. Secondo me è molto bello perché la storia, dico sempre, siamo noi, quindi. Bravi. Il tempo ci ha anche graziato. Di dove siete? Bagnacavallo, provincia di Ravenna. Ah, però, sì. Bel viaggetto, complimenti. Anche perché la nostra cittadina è piccolina, ovviamente, però è anche quella un po'... Molto. Sì, già abbiamo anche noi, abbiamo la Pieve, e poi abbiamo la chiesa e il convento di San Francesco, quindi... Poi la storia a chi non piace, secondo me, credo, soprattutto questa storia. Grazie. Niente, arrivederci, sì. Sasha. Parliamo di Graal, uno dei miti popolari e misteriosi, che nella tradizione scientifica trovano delle prime rappresentazioni solo in Calderone. Si tratta però di un fatto squisitamente letterario, forse su questo è interessante soffermarsi, perché è interessante il fatto che il tema sia stato sviluppato dalle varie letterature nazionali in volgare. È per questo che ne parliamo con Francesco Zambomi, che è alla mia destra, e poi ci interesserà anche capire cosa ci sappia dire lo storico della letteratura latina medievale, come Francesco Santi, che è la mia sinistra. Potrei cominciare con un paradosso sulla scia di alcune provocazioni che anche nei giorni scorsi hanno fatto Franco Bertini e Gianni Sandro D'Arpetro, cioè si potrebbe dire che il vero secolo del Graal non è tanto il XII e il XIII, quanto proprio il XX, e quello nostro, è il XXI, con un inizio magari alla fine del XIX.
esposti nell'arco di una cinquantina d'anni, tra il 1180 e il 1230 circa. Poi la fase veramente produttiva del mito del Graal finisce e inizia una lunga eclisse che con rarissime eccezioni arriva fino all'Ottocento. È soltanto nell'Ottocento che comincia a essere ripreso e riscritto, reinterpretato. Il Graal è trovato o non è trovato? E quando si trova il Graal, il mondo si salva o il mondo non cambia niente? Quando si trova il Graal è di nuovo perduto oppure qualcuno può custodirlo? Ecco, tutte queste possibilità sono, in qualche maniera, se il mio superiore non mi contraddice, sono in qualche modo considerate in questa serie di racconti che continua a proliferare, perché quando ho detto Franco Cardini che avrei parlato del Graal, lui mi ha detto, ma io ho scritto subito un piccolo ludus scenicus pubblicato dal lettore in cerchio per sostenere le vita di amore e critiche, e quindi mi ha invitato a leggerlo. Quindi una serie di racconti che cresce. Ora, ma qual è il segreto di questo meccanismo, no? Che è stato inventato nel XII secolo, diciamolo. Ora, il Medioevo un po' comincia a creare preoccupazioni degli antichisti e dei modernisti, questo Medioevo che diventa sempre più importante nella coscienza degli europei. E allora magari possiamo sentir dire che il Graal è scoperto nell'Ottocento, però lo schema è senz'altro inventato nel XII secolo. E in maniera primitiva da Catherine Troyer, che dopo Dante è il più grande poeta del Medioevo, però l'ha inventato. Roberto di Bono, che di cui, come di voi studente, porta sempre i libri, quando mi presento, di cui Francesco Zamora ha tradotto e presentato in questo libro della Delphi. Beh, sono loro che hanno inventato lo schema. Cosa c'è in questo schema? Beh, prima di tutto c'è un personaggio che si chiama Perseval. Chi è Perseval? Naturalmente noi diamo subito una risposta banale, puerili, da bambini. Perseval è un eroe della letteratura, è un personaggio di un romanzo. Dice, ma che questo mi sembra poco importante. Questo personaggio che si avvia in questa selva di racconti, in realtà è importantissimo, perché il personaggio va, come ci è stato detto, in cerca di una ricca. È normale che un personaggio vada in cerca della più preziosa delle reliquie, la reliquia che recuperata può salvare la terra. Beh, diciamo che per il XII secolo non era proprio normale. A noi non ci interessa tanto delle fonti, no? Come diceva Pasquale, non siamo fontanieri, però dobbiamo riconoscere che il meccanismo che è stato da Chrétien ha tante fonti che lo precedono, tanti frammenti che sono messi insieme, e tra questi frammenti ce ne sono che parlano della ricerca di queste reliquie, di santi uomini, i Vangeli apocrifi e varie fonti di tipo analogo, che raccontano di un santo che si è messo alla ricerca delle reliquie. Invece Chrétien de Troyes, che a un certo punto dice a metà del XII secolo, no, ci va un eroe di fantasia. Io e da collegamenti ci siamo divisi questo gradito incarico in modo che al sottoscritto fosse affidata la ricostruzione, diciamo così, istituzionale, storica. La collega Mary si occuperà delle leggende, dei templari, quindi lei con assoluto rigore scientifico si occuperà del modo in cui la storia si è fatta letteratura, mitologia e tutte quelle questioni che hanno dato una certa attualità. Diciamo che mi occuperò dei templari, la collega Mary si occuperà del templarismo, occupandosene ovviamente in maniera scientifica. Il Regno Crociato nasce con una povertà demografica evidente davanti alle potenzialità demografiche e logistiche del mondo musulmano, e quindi i Templari che non nascono ufficialmente nella seconda metà degli anni 20 del XII secolo, però secondo alcune fonti, per esempio la cronaca di Arnul, secondo alcune fonti c'erano già i cavalieri che erano rimasti a Gerusalemme e avevano intenzione di ricevere un inquadramento che facesse di queste bande di cavalieri, perché quando si parla di guerra medievale è sbagliato parlare di plotoni, battaglioni o reggimenti, generalmente si ragionava per consorterie più o meno estese,
erano bande di cavalieri che desideravano una, come dire, una formalizzazione, un quadro istituzionale, volevano mettersi in regola, insomma, ora che siamo rimasti a Gerusalemme e siamo dei crociati permanenti, perché? E vorrei che questo desse un po' il filo conduttore a tutto questo mio piccolo contributo. La nascita, la storia, in fondo anche la fine dei Templari sono fatto quasi esclusivamente militare, e anche quello che non entra in quel quasi ha una sua motivazione istituzionale e politica. Quindi buttiamo via tutta la fuffa dei Templari stregoni, perché oltretutto dal punto di vista culturale i Templari erano soprattutto dei guerrieri. Dal punto di vista culturale i Templari producono poco o nulla. Il Papa autorizzava i Templari ad avere un loro servizio liturgico, questo è scontato, ma anche da lì non esce una cultura talmente raffinata da cercare strane sinergie con il mondo musulmano, strane conquiste. E allora mi piace partire con una citazione, poi mi dico come si chiama. Medioevo. La parola significa cose molto diverse a seconda di dove la si trova. Una grande distanza corre infatti tra il medioevo indagato, nei centri di ricerca, e quello che troviamo nei giornali, nei romanzi, nei film e in altri mezzi di comunicazione della nostra società contemporanea. Vedete la prima immagine che io ho scelto, non ho messo una didascalia, ma sono sicura che avete capito da soli che non è casuale. Seduto, provate a immaginare di cosa si tratta. Il Santo Grande, vedete? Perché i Templari e il Santo Grande, a giusto titolo, forzatamente, del tutto immaginificamente, sono molto spesso accompagnati, avvicinati. In ogni caso, qualcuno nella piazza avrebbe gridato, attenzione, avrebbe condizionato, già come sei stato dedicato. Vi ringrazio. Vorrei cominciare prima di citare alcune, veramente il fondo è senz'altro questo libro, io ero sul naso che ho scritto, ma vorrei anche far vedere quanto è la continuità del Medioevo. Quante cose ci portiamo dietro? Cominciamo proprio da questo famosissimo opera di Picasso, fatta nel 1937 per... Mi sentite? Sì. Allora, è fatta per il bombardamento di Guernica nel 1934 e possiamo vedere... calvo, poi guardate quella specie di mulo che fa questo terribile gesto, poi fra il toro e quel mulo c'è, non si vede un po' male, ma c'è una colomba che cade, e poi c'è una, sempre sotto la testa del toro c'è una madre con un bambino. Ecco, allora Picasso ha voluto rappresentare veramente una catastrofe, un massacro, un disastro, dove c'è dappertutto la violenza, la fine, è la fine del mondo. Ecco, a cosa si è ispirato la prossima? Ecco, si è ispirato a questa miniatura di Beato di Biè, cioè questo personaggio, come vedete, questo calvo che proprio è copiato preciso, potete vedere la citazione della colomba e potete vedere in quella specie di muro vicino al personaggio azzurro che è proprio di nuovo ricopiato uguale, così come c'è quella madre con sotto il suo figliolino, e il bambino è fra l'uomo calvo e la madre, che sono tutte citazioni. E cos'è questo soggetto? Questo è il diritto universale. Allora, sapete che Picasso, per rappresentare la fine praticamente della civiltà attraverso questo terribile massacro, ha preso questa miniatura del Beato di Biè. Ciao, ciao.
cosa ne pensate di questo festival del Medioevo? Una roba veloce, breve. Oh, molto interessante. Belli eventi, e bei stand. Non siete di Gubbio nemmeno voi? No, no, da dove venite? Da Roma. Da Roma. Però, grazie della visita. Cosa ne pensate di questo festival? Una novità per Gubbio, ci vorrebbe... Ce ne vorrebbero più. Ce ne vorrebbero di più, ecco. Beh, speriamo di riuscire a farne uno ogni anno. Speriamo. Sempre più importante. Certo. Grazie. Prego. Cosa ne pensate di questo festival del Medioevo? Sì, sembra organizzato bene, divertente. Voi siete di Gubbio? No, di qua vicino. Qua vicino. Grazie, benvenuti. Grazie. Cosa pensate di questo festival? Molto, molto carino. E oltretutto anche una bella pubblicità alle nostre tradizioni. E a te è piaciuto? Sì, sì, molto bello. Istruttivo. Bravo. E divertente. Grazie. Lei. Pensate di questo festival? Bellissimo, interessante e molto molto ben fatto. Lei? È bello, poi questa è la parte che mi è piaciuta di più. Dei templari, bello. Lei? Molto bello, molto interessante, bellissimo. Voi siete di Gubbio? No, io di Roma. Roma. Anche loro. Sono tanti romani, ma siete venuti apposta per il festival? Sì. Sì, sì. Abbiamo letto sull'internet e ci siamo venuti apposta. È con molto piacere che presento Marcello Simoni e il suo libro. Abbiamo un grande piacere perché l'Italia medievale che io rappresento è stata una delle prime a presentare il bestseller, il primo libro che ha consacrato Marcello Simoni nel mercato dei libri medievali come romanzo d'esordio nel è stato un anno in testa alle classifiche, ha vinto il 60° premio di Carrera. I diritti di traduzione sono stati acquistati in 18 paesi. A questo punto direi di partire intanto dal mio progetto di Medioevo, in quanto un quadrato di non fiction, parlavamo proprio prima. È difficile scrivere romanzi, è ancora più difficile scrivere romanzi di ambientazione storica. E perché si devono fare i conti con tante cose, devi fare i conti con quella che è la struttura narrativa, con quelli che sono quei personaggi, con quelli che sono gli eventi che sono frutto, che nascono dalla tua creatività, dalla tua fantasia, e devi cercare di innestare questo plot, perché adesso non conto che venga niente, questa trama, questo intreccio, questo plot, in un contesto storico credibile. L'esercizio più difficile è quello di far credere ai lettori di trovarsi veramente all'interno di questa dimensione. Ancora più difficile, ancora più interessante, cercare di capire come si muovono le persone di strada, le persone comuni. Cosa succede nelle botteghe dei fabbri? Cosa succede con i bollettini del drenaggio? Come si comportano i francescani per strada? In quale modo possono interagire con il popolo? Ad esempio, l'ordine francescano è un ordine molto particolare, molto diverso da quello che il monachesimo, che ha caratterizzato il Medioevo, la 1200. Il francescano ha molto più contatto col popolo, perciò probabilmente anche dal punto di vista antropologico, potremmo dire comportamentale, ha un modo di interagire con gli altri diverso. Tutto questo mi interessa tantissimo perché oltre ad essere dato storico è forte di suggestione e soprattutto riesco a giocare. Mi piace perché mi piace la storia italiana, piace la nostra storia e vi posso assicurare che il 55% dei nostri genitori che sono americani sono innamorati della nostra storia, non vedono l'ora di conoscere la nostra storia. Oggi noi siamo qui in mezzo a tanti editori che pubblicano libri del settore, pubblicano libri molto particolari del Medioevo. Noi fondamentalmente facciamo giochi ed essere qui con noi è un onore incredibile, siamo veramente felicissimi di questa cosa perché dà a noi un premio che nemmeno ci aspettavamo di avere. Io non sono uno storico, non ho la laurea in storia o in archeologia, sono da giovane, vengo da mondo informatico, ho lavorato nel mondo informatico per tanti anni, ma posso dirvi una cosa, io quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto mi sono innamorato dei contenuti che nella
sono le fonte entrate che per periodo c'era lavoro, non c'era lavoro, non c'era lavoro, però non c'è tutto il mondo. Ed è la bellissima, cioè una sensazione bellissima che stiamo cercando, non di insegnare perché sarebbe un po' preso sui presupposti che noi insegniamo la storia, ma stanno dicendo semplicemente perché il signore di 14 anni, che piuttosto che attaccare il castello di un pallino, può attaccare il castello, dico no, no, una città reale, con le dinamiche reali del mondo, con la peste, con le malattie, con gli incendi.